Con un anno di ritardo per via della pausa dovuta al Covid, il premio Solidarietà ha raggiunto la sua 10ª edizione. Ad ospitare l'evento, una 3 giorni di amicizia ed impegno sociale, è stata come sempre la splendida cornice dell'isola di Vulcano. Un segnale di ripartenza, quello che l'associazione culturale Gli Eradi, Padre Lio e Gilberto Iacono, ha voluto trasmettere con grande forza, raccogliendo tutte le energie per aiutare chi si trova in difficoltà. La famiglia si sta allargando, questa è la cosa più bella, perché appunto chi viene sull'isola sicuramente si innamora dell'isola e poi si innamora di quello che è il filo conduttore di questo evento, cioè cercare il più possibile di aiutare chi è meno fortunato di noi. L'idea era quello di farlo crescere e pian piano ci stiamo riuscendo. Questa era la cosa più importante, più che altro era dare un senso alla parola solidarietà. E la realizzazione di questo banco alimentare che, come tutti immaginiamo, è conseguenza della pandemia, ma anche, dico io, di tante situazioni di povertà che ci sono sul territorio, che tante volte sono nascoste, che non si manifestano. Quindi andare incontro e cercare di aiutare questa realtà è l'obiettivo principale di questo premio. E anche, penso, gli sforzi per una solidarietà più umana. Madrina del premio, che si concluderà questa sera, anche quest'anno è la messinese Maria Grazia Cucinotta, non solo splendida icona glamour, ma da sempre impegnata concretamente nel sociale. Il bello di questo premio è che ti premia l'anima, io dico sempre, perché ti fa stare bene. È un premio che premia le persone che si sono distinte nel creare del bene, continua a dire tante volte bene, però è questo proprio il vero senso. Ci siamo dimenticati tante volte che la cosa più importante è donare il nostro tempo e qualcosa che abbiamo in più a chi non è stato fortunato. E poter avere un'occasione per farlo, come stasera, è un qualcosa che veramente ti fa stare bene. Ospiti d'eccezione delle serate condotte dal giornalista del TG2 Fabrizio Frullani sono Matilde Brandi e Lorenzo Flaherty e come sempre si punta sulla comicità con la bravissima Gabriella Germani che ha deliziato il pubblico con le sue imitazioni. In un periodo così difficile le persone si sono sentite molto sole e quindi questo è un modo per riabbracciarle, per dare loro conforto e il fatto di essere anche un po' comici, nel mio caso, spero possa portare una risata. Il periodo anche del lockdown ci ha insegnato, insomma, che bisogna partecipare, essere presenti, insomma, cioè è un periodo storico, era già un periodo storico un po' particolare. Questo Covid ha reso tante realtà ancora più difficili e è bene essere sempre presenti su quelli che sono le problematiche reali, insomma, delle persone vere. La cosa più bella, ovviamente, sotto il punto di vista della solidarietà, di esserci per chi ha necessità, diciamo, di più attenzioni, e un altro lato molto importante è quello di poter stare insieme, poter condividere questo momento importante, questo evento di grande partecipazione, di solidarietà. E ovviamente non poteva mancare la musica, con il giovanissimo cantautore romano Gianmarco Gridelli, che a soli 17 anni è una promessa della musica. Sicuramente la cosa più importante è esserci, è davvero un piacere poter portare la mia musica per questa ragione, ecco. Io ce la metto tutta portando anche un po' della mia musica, ecco, quindi vi farò ascoltare anche delle mie canzoni scritte da me.